Ciao ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi vi descrivo l'esercizio dello stacco da terra eseguito con il bilanciere classico a gambe semiflesse. Mettendoci in piedi, con le gambe leggermente divaricate di fronte al bilanciere che è posto a terra, inspiriamo e pieghiamo il busto in avanti. Manteniamo la schiena inarcata e, se possibile, cerchiamo di conservare le gambe tese o semiflesse. Impugniamo il bilanciere con le mani in pronazione e le braccia rilassate. Raddrizziamo il busto fino a raggiungere la posizione verticale, tenendo la schiena sempre ferma, effettuando il basculamento a livello delle anche. Espiriamo al termine del movimento. Torniamo nella posizione di partenza e, senza riappoggiare il bilanciere a terra, ricominciamo l'esercizio. In questo esercizio è importante, durante l'esecuzione, non arrotondare mai la schiena per evitare ogni rischio di lesione. Questo esercizio sollecita l'insieme dei muscoli spinali, che sono situati in profondità, lungo ogni lato della colonna vertebrale, la cui funzione principale è di raddrizzarla. Nel raddrizzare il busto, durante il movimento basculante, sono fortemente coinvolti il grande gluteo e gli ischio crurali, con eccezione del capo breve del bicipite femorale. Lo stacco da terra a gambe tese o semiflesse stira durante la flessione la parte posteriore delle cosce. Per avere un maggior stretch è possibile rialzare i piedi in rapporto al bilanciere. Se viene eseguito con dei carichi molto leggeri, lo stacco da terra a gambe semiflesse o tese può essere considerato quasi un movimento di stretching per gli ischi crurali. Ma più i carichi utilizzati saranno importanti, più i grandi glutei subentreranno agli ischi crurali nel raddrizzamento del bacino.